Ciao a tutti! Oggi nuovo video, si tratta di un video collaborazione, quindi in collaborazione con Ceci Tiffany e Creative Life. Vi lascio i loro link in descrizione, mi raccomando andate a dare un'occhiata ai loro canali perché sono delle persone veramente squisite, ho avuto modo di conoscerle in questi giorni e dovete conoscerle assolutamente anche voi. Un bacione in particolare a Ceci perché io avevo già in mente una collaborazione con Cree di Creative Life, però Ceci è stata talmente gentile ad offrirmi questa collaborazione, soprattutto perché è arrivata in un momento in cui ero un po' arrabbiata perché un'altra ragazza non aveva accettato di collaborare. Perché non tutte le persone sono come si mostrano nei video e Ceci invece fortunatamente è una come noi, quindi andate a vedere questo canale, andate a vedere il canale di Cree perché è una persona veramente creativa come appunto il titolo del suo canale. Ma partiamo subito con questo tag che è un winter tag, un winter barra holiday tag direi, perché ci sono alcune domandine che si rifanno un po' al periodo natalizio. Allora, partiamo subito, io qui ho le domande perché veramente altrimenti non riuscirei a ricordarle a memoria. Allora, la prima domanda è il maglione preferito nel periodo, quindi holiday winter, quindi nel periodo festivo. E io ho qui due maglioni, mi calo da questa parte, ho qui due maglioni che voglio farvi assolutamente vedere. Allora, uno è questo con questo bellissimo e gigantesco fiocco di neve che io indosso nel periodo sì natalizio, ma anche nel periodo invernale. Quindi io adesso sto indossando ancora questo maglioncino, come vedete, e che ha quindi questo bel fiocco di neve grande con questa gemma qui all'interno. È uno di quei maglioncini che ho preso in un negozio locale, quindi dove abito io, non è di nessuna quindi marca in particolare, però è molto caldo, non si è sciupato con il lavaggio, quindi cioè, questo alla fine è un negozietto locale dove vado sempre e devo dirvi la verità, pur non avendo capi di marchi famosi, i capi sono buoni, quindi questo insomma è il maglione preferito. L'altro maglione, scusate, non sono scomparse, eccomi qui. L'altro maglione preferito, l'avete visto che l'ho indossato in qualche video, adesso non ricordo bene quale video era, ed è questo. È tutto qui, vedete, sentite le campanelline, le vedete, le sentite su questo alberello bellissimo. La maglia è di Alcott in questo caso, quindi è un maglioncino caldo, pelliccioso, e la cosa bella appunto sono questi campanellini che veramente sembra tipo quando passavo allora, quando passavo nel periodo natalizio con questo maglioncino, tutti diciamo dicevano: "Ah, la slitta". Ok, va bene, poi. Bene, questi erano i maglioncini preferiti. La seconda domanda è l'accessorio preferito quindi durante l'inverno e come accessorio preferito durante l'inverno io assolutamente devo mettere questa sciarpa perché questa sciarpa la sto mettendo dappertutto. Ovviamente è un colore chiaro quindi è bianco, un bianco panna. E la sto veramente utilizzando tanto perché appunto essendo questo colore neutro va dappertutto. Poi parliamoci chiaro, io in inverno soffro tantissimo con la gola, con il mal di gola cervicale, quindi io devo assolutamente portare una sciarpa con me e quindi è un accessorio che veramente non può mancare. Altro accessorio sono appunto i cappelli, quindi non devono mai mancare i cappelli, questo è uno dei miei preferiti. E lo abbino spesso alla sciarpa che vi ho fatto vedere prima. Vedete, qui ci sono i dettagli, questi brillantini e questo pompon. Molto, molto carino anche questo cappello. E poi, ovviamente, non posso non farvi vedere, vi avrò stressato con lui. Basta, non me lo faccio vedere più, giuro. E altro accessorio, ovviamente, dovevamo sceglierne uno, però io veramente non posso farne almeno durante, l'inverno.
di indossare questi stivali, perché anche se li vedete così, che magari vi possono sembrare bruttini perché hanno questi tacchi comunque un po' strani, io però devo indossarli perché mi rendono meno nana, ok? Terza domanda. La tradizione natalizia, quindi la tradizione del periodo natalizio. Allora, la tradizione di famiglia, ecco, che noi osserviamo è che durante la decorazione dell'albero, quindi mentre decoriamo l'albero, la prima pallina deve essere messa dalla persona più piccolina della casa, quindi in questo caso la mette sempre mia sorella perché è la più piccola, come mette anche il Bambin Gesù a mezzanotte, quindi proprio il giorno di Natale, a mezzanotte, quindi scusatemi, alla vigilia, la mezzanotte della vigilia, mette il Bambin Gesù. E questa è la nostra tradizione. L'altra tradizione è che tipo noi aspettiamo, quindi mettiamo prima il bambinello, il Bambin Gesù nel presepe e quindi nella culletta del presepe e poi apriamo i regali che ci scambiamo insomma i regali alla mezzanotte, preciso tutto questo, quindi per me secondo me questa è una tradizione. Quinta domanda, la canzone preferita del periodo natalizio. Allora, io durante il periodo natalizio, ma anche prima, ma anche adesso che è finito, io ascolto continuamente canzoni natalizie, ma la mia preferita è Mistletoe di Justin Bieber e c'è ovviamente All I Want for Christmas di Mariah Carey, che addirittura l'ho messa anche come suoneria nel periodo natalizio. E poi ovviamente non può mancare Michael Bublé, che è nel mio cuore. Michael Bublé, tutte le sue canzoni natalizie. There is no, there is no, there is no. Ok, stop. Sesta domanda, il film preferito. Film preferito? Beh, io direi il film preferito del periodo natalizio. Io direi Elf innanzitutto. Mamma ha perso l'aereo, perché se non nomini quelli non sei nessuno. Però mi piace tantissimo anche Freddy Klaus, andate a vedere Freddy Klaus, cioè vedete Freddy Klaus, se non l'avete visto, ma penso che sicuramente vi è capitato di vedere Freddy Klaus, e tutti insieme inevitabilmente, c'è anche lo stesso attore di Freddy Klaus, quindi dovete vedere quel film perché è molto molto divertente. Settima domanda, lo smalto preferito, quindi il Winter Nail Polish, io ne ho presi tantissimi, ma non so se ve li faccio vedere tutti. Vabbè, vi nomino questi che ho preso di recente, che sono quelli di Essence della collezione All That Grace, che mi piacciono tantissimo. E quindi abbiamo lo 05 Roaring Red, che è questo bellissimo bordeaux. E poi c'è lo 02 Step Into the Grey Zone, questo bellissimo grigio. Questi due di Essence sono veramente fantastici, li ha indossati mia sorella e li consiglio perché si asciugano abbastanza rapidamente e il colore è bello pieno, quindi come lo vedete così in boccetta è quello. Poi c'è questo di Kiko, che è il 230, il 243 e poi faccio vedere anche questo, va, Kiko, il 240, quindi diciamo che gli smalti preferiti comunque per la stagione invernale sono secondo me i rossi, i bordeaux, questi colori comunque scuri. Ottava domanda, la candela preferita nel periodo sempre holiday, facciamo winter adesso. Allora, io ho già bruciato Christmas cookie e poi c'è, vabbè, tipo questa snowflake, le ribrucio perché mi piacciono tantissimo. Però secondo me quelle più adatte e quindi le mie preferite del periodo invernale sono Winter Glow, ha una profumazione fresca. E mi piace tantissimo, non è di quelle candele pesanti, molto dolci, è veramente molto delicata. Stesso discorso vale anche per Sugar & Apple. Questa è fantastica, l'ho ricomprata di nuovo e la ricomprerò sempre.
questa Winter Glue, mi piacciono tantissimo. E poi c'è anche lei, ed è questa qua. Anche questa è molto fresca. E vabbè, poi c'è il colore che mi piace tantissimo. Vabbè, comunque, diciamo che queste tre sono le mie preferite. Ah, e anche questa, assolutamente, sempre per il periodo, Snow in Love. Questa poi è buonissima. Forse questa è la mia preferita. A dirvi la verità, io non vi so dire qual è la mia preferita per questo periodo, perché sono tutte e quattro. Infatti, quando le brucio poi mi viene un po' male, dico, ah no, sono finite, stanno finendo. Le ricompro sempre, comunque le ritrovo fortunatamente. Nona domanda, cibo preferito. Allora, cibo preferito nel periodo invernale, facciamo nel periodo quindi natalizio. Ma io non ho un cibo preferito, sinceramente io mangio di tutto, spazzolo tutto. Quindi ecco, infatti non guardate la mia faccia perché mi sono venuti i brufoletti, perché ho mangiato veramente a sbafo. Però se proprio vogliamo fare un dolce preferito, non lo so, facciamo il panettone? Ma io mangio di tutto, ve lo giuro. Tranne quelle paste di zucchero, tipo se facciamo dolcetti. No, quelle no. Comunque, veramente, mi piace di tutto, non ho un cibo preferito. Decima domanda. La domanda è questa. Attività preferita da fare nel periodo holiday winter, quindi nel periodo natalizio-invernale. Allora, io sono una persona abbastanza pigra, quindi non ho un'attività preferita. Facciamo che dovessi cercare un'attività preferita nel periodo natalizio e quindi invernale, eccetera. Vi dico sicuramente lo shopping natalizio. Ok, forse non è un'attività, però in realtà è un'attività perché si cammina tanto. Cioè, io adoro, veramente adoro, guardate che sono pigra, quindi io adoro passeggiare per le strade, quindi con le luci natalizie, le decorazioni natalizie, mi piace, sì. E poi soprattutto lo shopping natalizio, mi piace andare nei centri commerciali, camminare nei centri commerciali, la gente veramente è più buona nel periodo natalizio, io stessa sono più buona, noi tutti siamo più buoni nel periodo natalizio, mi piace davvero tanto perché nei centri commerciali ci sono appunto, c'è la musica natalizia di sottofondo, quindi io ero tutta lì che cantavo le canzoni natalizie, ci sono i decori, le luci, gli alberi, oddio, adoro questa, sì, shopping natalizio, sì, è la mia attività preferita da fare. Undicesima ed ultima domanda, due prodotti top per l'inverno. Allora, qui io vi ho già nominato gli smalti, vi potrei nominare 3000 rossetti e 3000 blush, però secondo me, torniamo un attimo alla semplicità, perché i prodotti top che non possiamo farne almeno durante l'inverno sono assolutamente la crema mani, secondo me, e il lip balm. Quindi io nominerei questi due top, e come crema ho scelto di mettere questa che sto utilizzando in questo periodo, che è la Essence Love Joy Care, quindi l'avete anche vista in qualche video sicuramente, e veramente una cosa incredibile, in inverno le nostre mani si spaccano, ma chi è che non si fanno brutte le mani, cioè si seccano veramente. Quindi secondo me questo è il primo prodotto top, e anche le labbra mi si screpolano tantissimo in inverno, ma penso a tutti, quindi secondo me questo è il secondo prodotto top assolutamente dell'inverno. E io sto utilizzando questo lip butter di Labello a vaniglia e macadamia. Quindi questi erano i miei due top dell'inverno. Bene, queste erano le domande del Winter Tag. Io vi ricordo che questo video è in collaborazione con Ceci Tiffany, andate a vedere il suo canale, e Creative Life, andate a vedere il suo canale. Vi ho detto già che ho messo i loro link in descrizione. Andate a vedere, mettete mi piace al mio video, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte per non perdervi i prossimi video, e io vi mando un bacione grande. Ciao a tutti!